Amici sportivi, stiamo qua con il presidente Rocco Iurisci e col vicepresidente Luciani. E siamo qui per commentare questa gara che il risultato finale è 0-0. Da quello che si è visto, penso che il risultato sia equo, diciamo. Noi abbiamo avuto, peccato per gli ultimi minuti, abbiamo avuto una splendida occasione con Lemo, però non è andata a buon fine. Comunque diciamo che la gara, lo 0-0, ci sta tutto. Cosa ne prende, Presidente? Sì, vabbè, il pareggio può essere giusto, però ripeto, come ho detto prima al tuo collega, precedentemente, le gare precedenti, a fine gara rischiavamo di perderle e molte le abbiamo perse. Adesso invece abbiamo rischiato di vincere, quindi c'è questa differenza che per me è importante. Significa che i rinforzi che abbiamo preso hanno dato un qualcosa in più alla squadra, al gioco, e per questo sono fiducioso. Vicepresidente, lei come l'ha vista la gara? Ma come, la stessa cosa come diceva il Presidente, noi il primo tempo è stata una partita un po' più accorta per cercare di non prendere gol e per mantenere il risultato, perché comunque le altre partite abbiamo preso 3 gol a partita, quindi dovevamo cercare di limitare i danni. Nel primo tempo abbiamo mantenuto con una squadra forte come l'Acquasapone, che comunque è una squadra che sta per i playoff e quindi non era facile. E poi nel secondo tempo abbiamo cercato di farla dalla nostra parte. Non ci siamo riusciti, abbiamo tenuto il punto e andiamo avanti. Io dico un mio parere, insomma, che può essere più o meno condiviso. Dico che a centrocampo abbiamo costruito poco, anche l'avversario onestamente ha costruito poco, insomma. Manca qualcosa a centrocampo, perché è vero che gli attaccanti sono nuovi, non hanno, diciamo, fatto una gara eccelsa, però è anche vero che di occasioni, di opportunità ne hanno avute veramente poche. Quindi io presumo che l'assenza di Lanza, e magari chiedo, mi permetto di chiedere perché questa è un'incognita, Lykoski, che io come giocatore stimo, però in campo che succede? Perché non cioè non gioca mai, si infortuna. Ha avuto problemi di infortunio, è rientrato da un infortunio 2 mesi fa, mi sembra, e ha Sì. riavuto un altro infortunio durante l'allenamento, quindi purtroppo quando le annate nascono storte è difficile riaddrizzarle, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Io voglio dire alla città di Ortona, perché siamo su Ortona Notizie, che noi è un'annata annata storta per tanti motivi, noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per salvarci, quindi Ah, questo. questo è Quindi questo indubbiamente. punto io lo vedo come un punto d'oro, anche perché comunque sì abbiamo rosicchiato un punto altre due dirette concorrenti, quindi per me è una gara positiva. No, io chiedevo Lykoski perché diciamo che potrebbe essere anche un punto di forza. Come no? Per questo motivo mi interessavo come stava fisicamente, perché purtroppo Sì, ogni tanto, quindi adesso sta proprio adesso è bene. rientrata, adesso ha 10, un quarto d'ora di autonomia. Domenica prossima ci avrà una mezz'oretta, un tempo, fino a che penso che tra 15 giorni, 20 giorni ci avrà 90 minuti. Ecco, Però quindi abbiamo i tecnici. diciamo che con questi due, chiamiamoli rinforzi, Lanza e Lykoski, si spera che si riesca veramente a sbarcare questo lunario, perché una volta la sfortuna, una volta diciamo ormai siamo in clima, l'arbitro, eccetera, insomma purtroppo l'Ortona non ha avuto dalla sua parte la dea bendata, tant'è che io stavo commentando sulla tribuna, qua chiedo scusa anche al pubblico, sono una botta di potrebbe, infatti c'è stata quasi un'autorete. Ma neanche quella, non c'era neanche quella No, botta, ma ci è dico, mancato anche quella stavo botta. dicendo, mo una botta di. Però, insomma, diciamo per fare un po' di folklore, Arriverà, però arriverà. voglio dire, il pallone è fatto pure di fortuna, no? Certo.
Quindi diciamo che comunque aspettiamo domenica la Santa GTA, sarà una gara molto difficile, però sono tutte difficili, giusto vicepresidente? Assolutamente sì, le squadre sono tutte attrezzate, sono tutte forti, poi dall'anno nuovo col mercato si sono tutte rinforzate e quindi è un campionato diverso, vediamo noi di poter fare il nostro campionato al ritorno. Bene, con l'auspicio che l'Ortona possa ritornare in una posizione di classifica più idonea, insomma, al nostro blasone. Vi diamo appuntamento e ringraziamo naturalmente i nostri interlocutori. Vi diamo appuntamento per la prossima gara. Grazie mille. Grazie.